Sia lodato Gesù Cristo. Gesù è a Cafarno, è ospite nella casa di Pietro e lì guarisce la suocera, la febbre, che subito si mette a servirlo, guarito immediatamente, ma tanti miracoli e liberazioni e guarigioni da malattie, liberazioni da demoni, possessioni, li compie proprio nella città e anche davanti alla casa di Pietro. La gente è in visibilio e tutti lo cercano. E il problema è che lo cercano per avere miracoli, ma non si muove la fede. È un riprovero che Gesù poi fa a Cafarno, nelle altre città del lago, dove abbondantissimi sono stati i miracoli, però non si sono convertiti. Infatti Gesù, a quelle che sono le insistenze della folla, dice: io devo andare a predicare il regno nelle altre città, per questo sono venuto. Ora, questo rimane un monito e anche una via da seguire per noi. Spesso noi ci approcciamo a Dio chiedendo grazie e favori per la salute, le condizioni economiche, ma anche per le buone relazioni in famiglia, insomma, chiediamo cose buone. E quello che forse meno chiediamo è di aiutarci a credere più profondamente. Anche Pietro dice a Gesù di perdonarlo perché è un uomo di poca fede e Gesù non glielo risparmia perché hai dubitato. Signore, aumenta la mia fede, dice Pietro. La fede infatti è quello che noi chiamiamo una virtù teologale. Una virtù è una potenza, una capacità che viene da Dio, per questo è teologale. Cioè non è qualcosa che noi possiamo darci. La fede è una capacità che Dio dà a quei cuori che intendono credere. Sembra una contraddizione, in realtà è la disposizione all'apertura a Dio e a seguire la sua parola che parte dal cuore. E poi la virtù che viene donata, la fede, si divide in due parti normalmente, è ciò che si crede, cioè le cose che Dio ci ha detto per mezzo dei profeti e quindi soprattutto per mezzo della sua parola incarnata, Gesù, e anche l'atto di abbandono, l'atto di fiducia in quello che Dio ha detto nel suo intervento, nella sua vicinanza. E questa è la grande prova, in tutti e due i sensi, perché le cose che Gesù ci dice del cielo non sono sperimentabili sulla terra, sono ragionevoli, ma non sono deducibili dalle cose, dalle esperienze che noi viviamo. Chi può dedurre dalle cose che noi viviamo, dalla nostra esperienza, che risorgeremo, che vi è una città nel cielo, che vi è una lotta interiore per il peccato, a causa del peccato, che vi sono spiriti decaduti, gli angeli decaduti, i demoni che assalgono l'uomo e lo vogliono morto per l'eternità, cioè lo vogliono con sé nell'inferno. Tutta questa lotta cosmica per il possesso e la liberazione della nostra anima e la redenzione, tutto questo viene rivelato da Gesù. E anche il giudizio, il fatto che le nostre azioni sono viste da Dio, valutate da Lui, premiate o punite. Noi saremo quello che siamo qui sulla terra, ma lo saremo in un modo perfetto e nell'immortalità. Vi sarà dunque una resurrezione per la vita e una resurrezione per la morte, dove morte non è la fine, perché l'anima creata è immortale, ma è la morte come stato di vita, di non vita, non di non esistenza. Mentre la pienezza di vita è lo stare con Dio. E
Ebbene, tutto questo fa parte della rivelazione. E poi che il Cristo è figlio di Dio, si è incarnato per salvarci, per pagare il nostro debito con il suo sangue. E si è lasciato dei sacramenti di salvezza che sono i mezzi attraverso la materia santificata, cioè resa pura e riempita del suo spirito, cioè della potenza dello spirito di Dio, principalmente l'Eucaristia, come sappiamo. I sacramenti dunque sono la via che ci porta al Padre e tutto questo viene per mezzo del Cristo. Ebbene, è questo quello che il Cristo deve predicare nelle altre città ed è quello che predica anche a noi. Se tutte queste cose ci stanno a cuore, sono quelle che ci guidano nella vita pratica di tutti i giorni, bene, allora noi stiamo camminando nella fede. Se invece noi siamo sbandati nelle cose della vita, tutto quello che il caos della nostra esistenza ci prende, allora Dio è quell'aiuto che ci deve sostenere nelle nostre imprese, nelle nostre necessità, ma manca spesso quella centralità del Cristo, quell'intimità divina nel nostro cuore, quella sua presenza costante che ci guida ben oltre alle situazioni terrene, che ci fa dare meno peso a quello che viviamo, nel bene e nel male, perché il vero bene è altrove. Tutto questo è oggetto di fede e la fede è buia sulla terra, nel senso che la nostra ragione può capire quello che Dio ci dice attraverso il suo Cristo, ma noi non vediamo con questi occhi. Quindi un atto di fiducia al buio dove noi dobbiamo credere in tutto quello che Gesù ci ha detto e considerare questa vita, questo mondo come un'apparenza, qualcosa che ha un valore temporaneo, perché questo è il mondo materiale. Ora c'è, domani non ci sarà più. Il nostro corpo, le nostre condizioni, le nostre relazioni, la situazione di vita, di giorno in giorno cambia, poi avrà una fine. Tutto ha una fine, mentre invece c'è qualcosa che non ha fine ed è questa nostra anima unita al Cristo e con Lui dunque unita al Padre. E questa vita divina che è in noi, noi la palpiamo, la sentiamo, la avvertiamo, la vediamo con altri occhi e questa deve essere la priorità della nostra giornata e delle nostre decisioni, quelle lunghe che si distendono per la nostra esistenza. Per questo sono venuto, dice Gesù, per dare la vita, questa vita che avviene attraverso la fede, che ci chiede di fidarci della sua parola, quello che lui ha detto, non semplicemente nell'esistenza di un Dio che sta là lontano, nella sua vicinanza, nella sua cura per noi, nel suo condurci per un cammino verso il Padre. E nel farci passare le tribolazioni della vita per condurci altrove, ma ci chiede di sopportarle. Dunque, questo chiedere a volte un po' troppo insistentemente, perché tutto vada bene qui sulla terra, lascia un po' pensare che siamo un po' più preoccupati per la terra, per la nostra vita qui, che non per la vita dell'aldilà. È vero che noi siamo presi da mille ansie. Ma Gesù ce lo dice, non dite che mangeremo, che berremo, come vestiremo. Il Padre che nei cieli veste i gigli del campo e queste vesti sono più belle di quelle di Salomone. E se si prende cura di tutti gli animali sulla terra, si prenderà cura anche di voi. Ma voi prima, come prima cosa, cercate il regno dei cieli. Il resto vi sarà dato in sovrappiù. Beati dunque coloro che cercano il regno di Dio e si preoccupano un po' meno del resto, perché Dio Padre provvede a noi, anche quando tutto sembra andare male. Dio vi benedica.